Looking for Fun sarà il film della vostra vita. Ne amerete ogni singolo fotogramma, perché Looking for Fun è commovente, è sexy e, come dice il titolo, divertente. È il 1975. Davide, come ogni italiano di qualsiasi epoca, che spera di trovare all'estero un futuro scintillante, si trasferisce a Londra per inseguire il sogno di diventare musicista. Comincia a lavorare all'Hammersmith Palace, il locale dove sono passati tutti i grandi del rock. Un giorno, però, incontra Agatha, ragazza fragile e stupida, anche lei italiana, bella protetta di un importante uomo politico. La relazione tra i due, vissuta in mezzo a concerti, in moda di strada, passeggiate nei parchi londinesi, tra sesso, droga e musica punk, è condizionata dal pessimo clima degli anni 70, un clima di crisi e pessimismo così simile ai giorni nostri, che si snoderà presto in un mistero da libro giallo. Chi è davvero Agatha? Chi sono le strambe persone che frequenta? E perché il suo facoltoso amante la fa seguire? Looking for Fun non è un film romantico. Looking for Fun è un musical, è un thriller, è una spy story. Looking for Fun è, tra le altre cose, una storia d'amore. Contrariamente a quello che si può pensare, non è l'amore tra Davide e Agatha, i nostri due protagonisti, il vero fulcro del nostro film. Ad essere celebrata è in realtà la folle, bruciante passione per la gioventù. La gioventù intesa come fragilità emotiva. I nostri due protagonisti, infatti, nonostante cerchino in continuazione di godere al massimo della loro vita, delle loro possibilità, godono per esempio nel contatto dei loro corpi, o attraverso l'uso delle droghe, attraverso la visione di concerti, non riescono ad essere felici. Sono incapaci. Loro credono nel qui e adesso. Sto bene finché provo piacere in questo istante. Il futuro non esiste. Il passato non ha importanza. La loro anima è in continuazione smembrata. Non sanno cosa vogliono ma sanno come ottenerlo, per citare una canzone appunto dei Sex Pistols. Per questo la nostra storia può toccare davvero chiunque. Ognuno di noi infatti è stato giovane e ha provato quella stessa fame di felicità che hanno i nostri personaggi. Come diceva Italo Calvino, a volte uno crede d'essere dimezzato e invece è soltanto giovane. Io ho passato 2 mesi a Londra. Il ricordo più bello che ho probabilmente è quando andavo a fare colazione al Covent Garden Market in centro e c'era sempre qualcuno che nei piani inferiori, dove c'erano i negozi di tavolini, suonava una musica divina. C'era un quartetto d'archi che suonava musica classica, ma a livello proprio professionale. E tu potevi startene lì per ore ad ascoltare questi ragazzi straordinari, questi musicisti incredibili, che ti chiedevano solo £1 per tutta la bellezza che ti donavano in una sola mattinata. Ti bastava mettere un piede fuori di casa. Ti bastava uscire la mattina, dire vado a fare colazione prima di andare in ufficio, e venivi assalita dalla bellezza, assalita dall'arte, assalita da questa pulsione straordinaria di rendere il mondo migliore attraverso l'arte. E io credo che questo faccia molto parte della storia di Agatha. In ogni singolo brick noi abbiamo cercato di rendere non solo la storia, ma l'intero concetto della forma d'arte che ci siamo scelte nella migliore maniera possibile. Il meglio di noi stesse sta lì. Penso che la nostra storia sia la migliore proprio per questo. Noi abbiamo fatto del nostro quotidiano arte. E credo che questo rappresenti non solo lo spirito di Londra, ma lo spirito di qualunque persona, italiana, inglese, chi volete, che decida di scrivere, che decida di fare dell'arte. Tutti i giorni tu sei una porta attraverso cui la bellezza può fluire. E questo secondo me è straordinario.
cominciata la storia di Agata e Davide, mi sono emozionata fin da subito. Per me la storia comincia con il Brick. Ho conosciuto Agata il 3 settembre 1975 e poi sotto c'era la parolina magica, punk, e ho pensato, devo scrivere qui, questa è la mia storia, questa è la storia, in tutti i sensi. Perché io allora c'ero, avevo più o meno l'età di Davide e ho vissuto quel periodo in maniera molto intensa. È stata un'epoca maledetta di eccessi e di disperazione, nella quale tutti abbiamo perso degli amici. Era un periodo storico in cui se non eri inquadrato nella società, non solo eri guardato e trattato male dalla gente intorno a te, ma rischiavi proprio di essere isolato. Alla stessa maniera però è stata un'epoca esaltante, perché il punk aveva azzerato tutto. Il punk era semplice. Il punk era da tutti. Per chi era bello, per chi era brutto, per chi sapeva cantare, per chi non sapeva cantare. Era urlato nei microfoni velocemente, sconvolgeva e scandalizzava la gente con dei vestiti logori sporchi e rotti. Per noi era divertente uscire vestite normalmente, cambiarsi, andare a zonzo, urlare sguaiate anche per la strada e poi ritornare a casa tranquillamente vestite normalmente. Sono stati anni di eccessi, consapevoli e anche inconsapevoli, di disperazione e di disorientamento che vedo anche nei giovani d'oggi che si trovano impreparati a voler conquistare un mondo che in definitiva non conoscono. La ribellione e la solitudine dei giovani sono uguali in ogni generazione, appartiene ad ogni generazione. Tutto è cambiato e niente è cambiato. Sicuramente sarà un bellissimo film.